Che voce. Oggi vi parlo di un modo molto creativo, ma soprattutto molto musicale, di fare i feel. Questo è un modo molto molto figo di fare i feel per vari motivi. Perché per prima cosa può essere applicato in qualsiasi genere, e in più non sono i soliti passaggi preconfezionati dove diciamo ok, ci studiamo questo passaggio fatto così che dura tot battute o tot quarti e poi quando vogliamo li buttiamo dentro il feel. No, questi qua sono dei tipi di feel che ci studiamo pian pianino e poi li possiamo fare direttamente sul momento cantandoci quello che stiamo facendo. So che sembra una roba impossibile, ma non vi preoccupate, ora vi spiego tutto e ve lo faccio vedere sul pad. Allora, andiamo indietro. Si vede il pad. Allora, questi tipi di feel oggi li facciamo su pad, poi magari più avanti li possiamo anche vedere sul set. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete poi anche un altro video dove vi spiego come suonarli sul set. L'idea, soprattutto l'idea iniziale, diciamo, di questi feel è quella di cantarsi una melodia con la mano destra e riempire con la mano sinistra. Cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che la mano destra suonerà una melodia, raga, non vuol dire una melodia tipo chitarra o tipo tastiera, vuol dire una melodia ritmica. Poi in realtà sul set, grazie ai suoni diversi che abbiamo sul tom, può essere anche una melodia proprio. Però per adesso noi pensiamo a una ritmica da fare sul pad. Se noi pensiamo a una ritmica in ottavi, può essere ad esempio. Adesso l'ho fatta completamente a caso, è la prima che mi è venuta in mente, però questa è una melodia, tra virgolette, una ritmica fatta solo con la mia mano destra. Se non avete creatività, oppure comunque all'inizio è una cosa che vi consiglio, prendetevi una lettura qualsiasi, oppure scrivetevi una ritmica in ottavi. Partiamo dagli ottavi, poi i sedicesimi li vediamo. Scrivetevi una lettura ritmica in ottavi, oppure prendetela da qualche libro, quello che volete, e seguite quella lì. Ad esempio, vi faccio sentire le prime due battute che ho scritto io. Poi ve lo scrivo comunque tutto nel PDF, non vi preoccupate, ci sarà poi tutto nel PDF, tranquilli. Adesso la cosa da fare qual è? La cosa da fare è andare a riempire con la sinistra. Cosa vuol dire riempire con la sinistra? Vuol dire che la sinistra farà solamente delle ghost e andrà a riempire tutti i buchi che non sono stati suonati dalla destra. Se io suono con la mano destra una lettura in ottavi, cosa vuol dire in ottavi? Vuol dire che la quantizzazione più veloce sarà in ottavi, quindi sarà composta da quarti, ottavi con le relative pause. L'idea è quella di arrivare a alla fine dell'esercizio, diciamo, del feel, ad aver suonato tutti quanti gli ottavi. Quelli che ci sono scritti nella lettura saranno i miei accenti, mentre tutti gli ottavi che mancano, tutte le pause, oppure tutti gli ottavi che non ci sono, diciamo, saranno suonati con la mia mano sinistra. Questo è un buon modo, perché? Perché la mano sinistra mi fa da tappeto, mi fa da collante, diciamo, tra tutti i colpi accentati. Perché se io suono un feel dove suono pum 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 pum, non è così bello, anche se lo suono sulla batteria e cambio i suoni perché suono su tom diversi, non è così bello. Se invece vado a riempire con delle ghost con la mano sinistra, diventa tutto diverso. Vi faccio sentire, questo è senza ghost, questo è con le ghost. Ovviamente ci possono essere alcuni punti in cui ci troviamo più colpi da fare con la mano sinistra, anche 3, 4, 5 colpi. Quindi in quel caso facciamoli questi 3, 4, 5 colpi con la mano sinistra. Ad esempio, se andate nel PDF, guardate, negli ultimi due quarti c'è una semiminima e poi una pausa di semiminima. Se questa la faccio in ottavi, significa che dovrò avere 4 colpi, perché 2 sono la somma della prima semiminima e 2 sono la somma della seconda semiminima, che è una pausa. Questo significa che nella prima semiminima avrò il mio accento normale più una ghost, mentre nella pausa vorrà dire due ghost con la mano sinistra, perché ovviamente sono colpi che non ci sono nella lettura, quindi dovrò andarli a suonare ugualmente ma come ghost. In quel caso allora farò il mio colpo di semiminima con la mano destra accentato e tutti gli altri 3 colpi, quindi verrà. Questo è un buon modo comunque anche di migliorare la sinistra. Poi, volendo, possiamo anche invertire le cose, cioè la mia mano sinistra andrà a comandare, e tra l'altro ho fatto anche già un video dove piego la sinistra che comanda sulla destra e ve lo metto qui o qui, non mi ricordo mai, comunque in uno dei due. E quindi è la stessa cosa, ma stavolta la sinistra fa gli accenti, la destra fa le ghost. Quindi
All'inizio prendete questi ragazzi, sono solamente sticking, non si usano assolutamente i piedi, ma ci sono solo mani. Quindi, come sapete, gli sticking sono quelli dove usiamo solamente le mani, dove facciamo colpi singoli, colpi doppi, facciamo quello che vogliamo, ma solo con le mani. Mentre i linear sono quelli dove usiamo i piedi. In questo caso facciamo solo sticking e basta. Quindi il consiglio che vi do all'inizio è: prendetevi una lettura qualsiasi, poi nel PDF vi spiego tutto bene, anche come si fanno le cose, come funziona, eccetera eccetera, quali sono i colpi accentati, quali sono i colpi non accentati. Non vi preoccupate, scaricate il PDF, così se non avete capito lì c'è scritto quello che vi serve. Poi se non avete comunque capito, c'è qualcosa che non è chiaro, mi scrivete qui sotto nei commenti, mi scrivete in privato, fate quello che volete. Quindi all'inizio prendetevi una lettura qualsiasi, così non dovete neanche pensare alla melodia eccetera eccetera. Fatevi un po' di letture, non preoccupatevi di dover fare tutta una pagina di lettura perfetta. Prendetevi una battuta, due battute e fatevi quelle lì finché non vi entrano proprio in testa. Se voi avete ad esempio come me pam pam pa pam pa pam pa pam 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 pa pam pa pam pa pam 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 pa pam pa pam pa pam, fatevi quelle, cercate di cantarvi proprio la melodia della mano destra come ho fatto io adesso e cercate di pensare sempre meno alla mano sinistra. Successivamente, dopo aver fatto un bel po' di letture, cercate di pensare solo più alla melodia ma che vi fate voi. Se voi fate ad esempio ta 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 ta, vedrete che pian pianino riuscirete a fare la melodia con la mano destra e riempire con la mano sinistra senza doverci pensare. Quindi dopo un po' vedrete anche sulla batteria che farete dei fill dove alla sinistra non ci pensate perché ormai la sinistra va da sola, dovrete solo pensare alla destra, e vi assicuro le melodie che vengono con la mano destra sono sempre delle figate pazzesche, sono cose veramente molto 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 musicali. Ovviamente questa cosa che vi ho fatto vedere adesso è applicabile a qualsiasi tipo di quantizzazione, lo possiamo fare in ottavi, lo possiamo fare in terzine, lo possiamo fare in sedicesimi. Se io ad esempio ho due battute di sedicesimi, mi sono scritte anche queste, lo posso fare tranquillamente. Cosa dovrò fare? Dovrò andare a suonare i miei sedicesimi, quelli che ho scritti nella lettura, come accenti. Tutti gli altri sedicesimi, cioè quelli che non vengono suonati, diciamo, quelli che sono pause oppure quelli che sono note più lunghe, ad esempio se io ho una semi minima, cioè una nota da un quarto, vorrà dire che quella nota per me sarà un accento, ma la nota da un quarto, se la pensiamo in sedicesimi, non è una nota sola, sono quattro note. Quindi la prima nota sarà l'accento, ma poi ci saranno altri 4 sedicesimi che non suonano perché fanno parte di quella nota. 3 sedicesimi, non 4. Ci saranno altri 3 sedicesimi che sono parte di quella nota ma non suonano, quindi tra virgolette per noi batteristi è come se fossero una pausa. Quindi quegli altri 3 sedicesimi suoneranno ma come ghost. Quindi se io ho una semi minima non sarà 1 e finisce lì, ma sarà questa cosa qua. Vi ho scritto anche queste due battute di sedicesimi, la melodia è questa. Fatta con il tappeto con la mano sinistra verrà 3 e 4. Ricordatevi di non farlo così e basta. Quando fate due battute fatelo a loop, cioè continuatelo sempre, quindi e così via e così via e così via. Quindi mi raccomando, finito. Come vi ho detto, tanto trovate tutto nel PDF, non vi preoccupate. Se qualcosa non è chiaro, mi raccomando, scrivetemi qui sotto nei commenti. Secondo me questo è un metodo veramente molto 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 figo di fare i fill, perché è musicale, è creativo, riesce a tirare fuori la vostra musicalità, e quindi non è il solito fill che dici ok, ho preso questo fill da quel batterista, poi me lo studio a memoria e poi lo faccio uguale a lui. No, ok, ho visto quel batterista che suona in questo modo, che fa i fill in questo modo, ma poi me li creo io in base alla mia musicalità, alle melodie che voglio fare io. Quindi detto questo, io la finisco qui, spero di esservi stato utile. Se non lo sono stato, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Se lo sono stato, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Se avete dei dubbi, scrivetemi qui sotto nei commenti. E io vi ricordo di iscrivervi al canale, di andare sui miei social Instagram e Facebook, e ci vediamo alla prossima volta. Ciao.